Categoria endurance, categoria estremamente differente rispetto alle altre. Conta il mezzo, meccanicamente ovviamente, è importante andare veloci senza compromettere però la solidità meccanica del mezzo. Lo vedete, il taglio italiano, foto verde e nera, verde un po' più scuro della moto dietro, e va a Canai ancora, l'italiano che perde terreno rispetto a Canai. Sul sito web della federazione, sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Motonautica, grande velocità, come vedete, grande pressione da Diello, che sta cercando di distanziarsi non solo dal terzo, quarto e quinto, che procedono sicuramente con velocità inferiori, ma anche dal secondo. Michele Catei, parte destra del circuito, state vedendo come le due Kawasaki, come vogliamo dire, si distinguono rispetto alle Spazio, stiamo parlando di due mezzi sicuramente differenti, grande potenza delle Kawasaki, parte sinistra al circuito, con Catei che esce sulla sinistra dirigendosi verso il palco. Catei rimane solo, addirittura però Catei recupera, stranamente ha percorso, fatto un percorso molto più lungo. Catei parte destra del circuito verso il basso, Catei parte destra del circuito in alto, entra ora sull'alternativo che in questo caso però diventa un percorso unico. Comincia Catei a doppiare e Spark passa ora davanti al traguardo, eccolo qua, 1.16, prima classifica, secondo Catei, 1.5, questa strano taglio del circuito di Catei che ha perso molto terreno rispetto a Catei. Vediamo ora durante tutta questa lunga gara se Catei, e non è insolito a queste cose, recupererà terreno su Catei. Chiaramente la durata della gara recupera all'improvviso e quindi anche perdere all'ultimo minuto una gara che sembrava vinta non sembra di questa edizione. Catei ora davanti al circuito numero 16, Catei si sta avvicinando, ha recuperato qualche secondo rispetto a Catei, che ovviamente ce l'ha tutta per cercare di recuperare il primo posto. Terzo numero 86, quarto numero 24 Zamariani, quinto numero 36 Sandro Forte. Perché correre con una Spark in una categoria così differente fra i due mezzi, dove abbiamo delle Kawasaki che esprimono una potenza sicuramente il doppio, quasi del doppio, e si vede bene in acqua rispetto alla Spark, perché potrebbero addirittura rompere il di testa, quindi si può portare a casa con una moto sicuramente meno performante ma anche molto più bel risultato, con un investimento sicuramente inferiore. Ricordiamo che la Spark è una moto che si compra direttamente in concessionario, è l'ingresso per chiunque in questo fantastico
rettilineo sta esprimendo però sicuramente più potenza e quindi Cadei non deve fare una tattica di velocità ma più di precisione in boa, tagliandole meglio per cercare di recuperare. Come vedete sul percorso più stretto Cadei sembra riguadagnare terreno anche per le grandi capacità guida di Michele che ha una grandissima esperienza non solo delle guida anche dai passi avanti al traguardo in variata variando il distacco 3 secondi circa. Sono nella parte alta sinistra del circuito in questo momento, il primo e il secondo, nel rettilineo però Cadiello sembra esprimere più velocità e quindi riesce a ridistaccarsi da Cadei. È veramente questione di poco che però crea il secondo in più di distacco che Cadei cerca di recuperare nel percorso stretto, senza grande successo però. Perché sembra un po' cristallizzata a questo punto la tattica di Daniele è quella di non mutare e la tattica di Galeo è quella di aspettare l'errore eventuale rottura di linea di Brasile. Ecco il guida là, primo lo spazio di guida al piede invece che seduta, una tecnica un po' differente forse per comodità o per stile proprio di guida. Dietro, eccoli qua, quarto e quinto, numero 24, Ivrea Nera e Verde, Samariano, e subito dietro, numero 36, Sandro Porto, che prova addirittura a tentare di abbassarsi, per aumentare la velocità, dietro, senza storia, Daniele, guarda verso la giuria, aspetta, Cadei, numero 5, guarda anche lui, Daniello che ha preparato una moto con prestazioni decisamente impressionanti a tutta birra per tutta la gara senza mai mollare. Esperienza, conoscenza del mezzo, conoscenza meccanica, tutte doti che ho provato da avere. Vince chi ne sa di più ovviamente, quindi non necessariamente perché è più giovane. Stiamo parlando di due piloti sopra i 40 anni. Cadei, come vedete, un altro ha schivato un possibile incidente. È un'ottima tattica per evitare un incidente inutile che potrebbe compromettere anche la sua seconda posizione in classifica. Ora Cadei sa che deve arrivare al traguardo, non può mollare. A guardare che non ci siano irregolarità, il mestiere è molto difficile. Alza la bandiera bianca dell'ultimo giro il commissario generale Roberto Lai per segnare a Cadiello, attualmente leader, l'ultimo giro. Contento direi Cadiello, è il primo, è stato felice, o meno Cadei, un ultimo slancio per tentare di vedere se riuscisse a recuperare qualcosa. Terzo, abbiamo detto Piazzo Iuri, quarto Giavariano, numero 24, quinto numero 36 Sandro Foppa e Daniello è in alto a destra al circuito, continua, sa di poter vincere. Ora sono gli ultimi secondi, non molla, tiene, 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 sa che la moto resiste, lui resiste, è sereno, sta un po' decelerando ora, aggiusta questa chiesa, tranquillità, controlla la gara, grande, primo, Cadiello numero 16, Antonio Cadiello vince, terza tappa, secondo, Michele Cadei, va bene, bravo Michele, un applauso. Terzo, numero 86, Iuri Piozzo, su spazio 2. Ecco il quarto e quinto. Mantiene per ora la quarta posizione Zavariano. Lo vedete ora qui con la moto nera. Moto gialla dietro. Sandro Forte. Quindi Zavariano quarto, Forte quinto.
è la prima manche del campionato italiano di moto d'acqua categoria Endurance qui a Brindisi.